Non c'è ancora stata dall'inizio della gara una tappa in questa Africa Eco Race in cui Stefano Rossi e Alberto Marcon non abbiano faticato. Anche nella terza tappa i due hanno patito più di qualche guaio, alcuni dei quali davvero incredibili. Abbiamo avuto un sacco di problemi meccanici, ma prontamente risolti ieri notte. I meccanici hanno cominciato stamani a lavorare sulla macchina. Sugli ammortizzatori, no? Esatto, sì. Uh-huh. Eravamo senza far torto a nessuno, davanti non ne avevamo nessuno, solo uno per presenza. Dai, quindi sulle dune com'è andata ieri? Sulle dune, ma forse ancora abbiamo bene. Abbiamo trovato un bouchon subito, ecco. Perché tutte le strade erano occupate da macchine che si erano fermate. Sì, è stata tosta per tutti. E abbiamo trovato una buca enorme. Ecco. Sinceramente quando siamo scesi ci siamo guardati e non pensavo di riuscire di lì. Però con tanta pazienza abbiamo messo 10 volte le piastre e siamo venuti via. 2 ore di palestra gratuita. Bravi, bravi. E poi arrivati qua, sistemati gli ammortizzatori, questa mattina sembrava andasse tutto bene. Ce la siamo presa con il passo giusto, risparmiamo la macchina, cerchiamo di capire come riuscire a salvarla un po'. 180esimo chilometro, si è veramente impuntata per terra. La barra Panhard era conficcata nel terreno. Mamma mia. E lì ci è voluto veramente Alberto che tirasse fuori veramente il suo genio. Perché il coniglio dal cilindro. Non ci sono altre parole, veramente. Gli ha fatto la prima magia, ma non è stata l'unica. Oio, perché a 60 km da qua abbiamo perso il castello dell'ammortizzatore anteriore sinistra. Sti castelli, Per adesso. Si è spezzata la vite e siamo rimasti senza possibilità di poterla rimettere. Però dopo aver fatto, oggi abbiamo fatto più di 5 km a piedi per cercare i pezzi. Ecco. Avanti e indietro li abbiamo tutte le volte trovati. Bravi. A quel punto abbiamo rimontato la vite nei due ammortizzatori, che erano sui 70 gradi, ma questo tanto guanti, ignifughi. Qui scusi. Si è rimessa con Astrop anche la vite. Siete arrivati adesso? No, siamo riusciti a fare anche una doccia calda.